ragazzi, bentornati a questa nuova lezione. Parliamo di trasporti, un nuovo capitolo, quindi siamo a pagina 96 e lo divideremo in due video lezioni. In questa prima parte, che è la lezione odierna, studieremo quali sono i sistemi di trasporto delle infrastrutture, quindi quelle strutture che sono capaci di rendere agevoli e possibili i trasporti. E studieremo quali sono i tipi di trasporto generico, quindi quelli che avvengono via gomma, le macchine, conoscete benissimo, le macchine, le biciclette, gli scooter, eccetera. E poi vedremo anche nella prossima lezione il trasporto via ferro, cioè le ferrovie, il trasporto via acqua, trasporto navale, e in ultimo il trasporto aereo, addirittura il trasporto spaziale. Andiamo a vederci quali sono le infrastrutture che rendono possibile il trasporto. La lezione è abbastanza interessante e molto molto attuale. Entriamo subito nel cuore. Qui vedete nel vostro libro vi parte inizialmente con il trasporto stradale, quindi iniziamo a parlare direttamente del trasporto via gomma, come abbiamo accennato poco fa. Per rendere possibile il trasporto, che si fa in genere con le automobili, con i motorini, le moto o comunque con gli autocarri, cioè i mezzi che sono adibiti a trasporto delle merci, per rendere possibile questo tipo di trasporto abbiamo bisogno delle strade. Le strade, non sto qui a farvi la storia delle strade, dobbiamo parlare di tecnologia moderna, ma sapete benissimo che sono quelle infrastrutture che, per esempio, hanno fatto grande la civiltà romana. Roma, è diventata in assoluto un impero famoso nella storia dei popoli perché riusciva a garantire una rete viaria che riconduceva tutto quanto nella massima velocità possibile per l'epoca verso Roma. Si dice comunemente che tutte quante le strade portano a Roma. È un detto che ha un significato storico. Roma concentrava tutto verso di lei. E si è espansa fino ad arrivare in Africa, arrivare in Medio Oriente, arrivare addirittura in Inghilterra, grazie alla possibilità e alla sua capacità indubbia di realizzare strade. Strade che erano percorse da cavalli o da carri all'epoca, ma soprattutto che garantivano una comunicazione diretta, quindi senza passare per sentieri, perché questa era la comunicazione dell'epoca, senza passare per sentieri, si passava direttamente in queste strade romane, che alcune, molte delle quali tengono ancora e mantengono il nome oggi. Pensate alla via Flaminia o la via Cassia, o la via Tiberina, la via Salaria, la via Appia, la via Aurelia, che sono tutte quante strade consolari di Roma, quindi che riportano verso Roma. Oggi sono delle strade statali, provinciali o anche addirittura superstrade, che riportano questi nomi. Inizialmente il libro vi fa capire come la suddivisione delle strade si divide genericamente in strade statali, che collegano per lo più centri importanti, quindi le città una con le altre, le strade provinciali che servono per collegare le città con le province, quindi con i paesi, con le località di provincia, le strade comunali invece quelle che all'interno delle cittadine, dei piccoli paesi, sono strade dove le macchine devono andare più piano, che mettono in comunicazione interna tutta la viabilità del paese. Sono cose che penso che conoscete abbastanza bene, voi di Campagnano o di Mazzano, comunque sapete benissimo che anche lì per venire a Campagnano in genere si percorre la via Cassia, lo stesso a Mazzano, oppure in alternativa alla via Flaminia. Ma sia dalla via Cassia che dalla via Flaminia, per arrivare nel centro del paese ci sono delle stradine provinciali. Queste strade provinciali arrivano nella zona urbana del paese, e tutte le stradine interne al paese invece sono strade comunali. Ma se da Campagnano o da Mazzano volete andare a Roma, prendete queste strade consolari, che sono strade statali, mentre invece, o comunque chiamate oggi strade regionali. Ci sono in realtà delle strade di ordine superiore che sono le superstrade e le autostrade che mettono in comunicazione in genere i grandi centri urbani, i grandi agglomerati urbani e nel caso specifico se da Campagnano o da Mazzano volete raggiungere non tanto Roma, siamo in provincia di Roma noi, ma
ma se voleste raggiungere Firenze o Bologna o Milano o anche Berlino, non lo so, via gomma, quindi con un pullman o anche con ovviamente l'automobile o la moto, dovreste prendere un'autostrada, perché è una strada a scorrimento molto veloce e quindi che vi porta direttamente alla vostra destinazione. Per arrivare all'autostrada dovreste prendere l'autostrada del Sole, che è quella grande dorsale che collega, diciamo, l'Italia dal nord al sud, e quindi andare a prenderla al casello autostradale più vicino. Nel caso specifico di Campagnano di Mazzano c'è il casello di Soratte, qui dove abito io a Sant'Oreste, oppure c'è il casello di Magliano Sabina, vicino Civita Castellana Nepi, da quelle parti, quindi a seconda di dove volete andare potreste percorrere queste tratte, diciamo, di strade provinciali che vi portano verso l'autostrada del Sole. In alternativa si va a Roma, si prende il raccordo e poi dal raccordo anulare, che esso stesso è un grandissimo anello autostradale, anche se non è a pagamento. È un grandissimo anello autostradale che circonda tutta quanta Roma, quindi chi vuole andare a Napoli può scegliere o va verso Sant'Oreste, Fiano Romano e prende l'autostrada del Sole direzione sud, oppure scende a Roma, si fa un tratto del raccordo anulare e riprende l'autostrada del Sole, la 1, e va verso sud, verso Napoli. Quindi la suddivisione delle strade e delle autostrade penso che sia abbastanza intuibile, andatela a vedere a pagina 96 del libro, diciamo ci sono le distinzioni oltre che le cose che caratterizzano l'autostrada. Sapete benissimo che l'autostrada ha due sensi di marcia con più corsie, ha due o tre corsie, c'è una corsia di emergenza, cioè non ci sono gli incroci di altre strade nell'autostrada, è tutta quanta chiusa l'autostrada, quindi si scorre in una sola direzione, ci sono le uscite. Ogni tot chilometri trovate un'uscita verso una località e ci sono le aree di sosta, le aree di emergenza, ci sono le aree di servizio, quindi dove potete mettere carburante oppure dove ovviamente potete andare in autogrill e ristorarvi. Ma le cose che caratterizzano queste infrastrutture non sono solamente la sede stradale, quindi l'asfalto, il nastro di asfalto. Sono delle opere tecnologiche che spesso sono state veramente importanti nella storia della tecnologia. Pensate ad esempio a dover superare un fiume. Come si fa? Si deve fare un ponte. Ecco, per la realizzazione di un ponte c'è una scienza a parte che deriva sempre dall'antica cultura, soprattutto romana, ma anche medievale o rinascimentale, con tecnologie che si sono evolute tantissimo. Tra i video che vi propongo, soprattutto di stretta attualità, c'è il Ponte di Genova. Sicuramente avete sentito come il Ponte di Genova, purtroppo, pur essendo una opera di indubbia, straordinarietà, e sicuramente di indubbia tecnologia, quella che è poi crollata. Ma in realtà non è crollata perché era fatto male quel ponte. Quel ponte era un ponte decisamente geniale, costruito da un maestro, il ponte Morandi, così veniva chiamato il ponte sul Polcevera, che purtroppo a Ferragosto è crollato. È crollato malamente per scarsa manutenzione. I ponti hanno bisogno di manutenzione, devono essere ritoccati, registrati, controllati, perché sono sottoposti a un traffico enorme. Nel caso specifico, il ponte di Genova non solo ha avuto una scarsa e impropria manutenzione, ma addirittura rispetto ai carichi per cui è stato progettato, era sottoposto a carichi addirittura tripli, se non quadrupli, rispetto a quelli per cui era stato progettato. Perché? Perché dagli anni 60, quando è stato realizzato quel ponte, vi ripeto, geniale, il traffico è aumentato tantissimo e soprattutto la capacità degli autotreni di portare carichi enormi contemporaneamente, quindi tonnellate e tonnellate che sfrecciano a 100, 120, 150 km all'ora, sono tutti quanti carichi che il ponte deve reggere. Purtroppo negli anni 60 queste cose non c'erano, mentre attualmente i carichi che un viadotto, un ponte di un'autostrada deve sopportare purtroppo sono ingenti, perché crollano i ponti. In genere, non tutti quanti, però in genere gli ultimi crolli che si sono avuti in Italia, soprattutto nelle autostrade o nelle strade anche statali e provinciali,
sono dovuti alla scarsa manutenzione. Ahimè, non si fa manutenzione su questi ponti, cioè se c'è qualche parte da sostituire o qualche parte da aggiustare, purtroppo viene fatta poco e male. E soprattutto anche perché il traffico è aumentato notevolmente rispetto agli anni in cui sono stati progettati. Queste sono due componenti che gravano tantissimo sulla vita del ponte e del viadotto, ovviamente, e quindi fanno sì che questi ponti debbano essere manutenuti, quindi attenzionati, devono essere monitorati costantemente. Ed è un lavoro non esattamente semplice. I ponti poi sono delle strutture stupende a vedersi a livello tecnologico. Pensate ai ponti famosi, non so, al ponte di Brooklyn, oppure ce ne sono tantissimi veramente di ponti famosi in giro per il mondo, che sono ponti autostradali, quindi per le macchine, ponti ferroviari, oppure anche ponti o passerelle pedonali. Sono fatti con forme molto molto particolari. Ce ne sono anche a Roma, sul Tevere, di ponti veramente belli, da quelli storici addirittura, che ci riportano all'epoca dell'antica Roma. Pensate a Ponte Milvio, che è stato realizzato così com'è, così come lo vedete, dagli antichi romani, quindi per 2000 anni ha retto tutte le piene del Tevere, tutto il traffico di Roma, quindi un ponte decisamente eccezionale, fino agli ultimi ponti che sono stati costruiti, per esempio sulla Magliana, oppure probabilmente lo avete visto nella zona del Foro Italico, vicino allo Stadio Olimpico, c'è cioè il Ponte della Musica, con forme molto particolari, molto moderne. Il libro vi presenta un ponte strallato sempre, qui significa con tutti questi cavi che servono per reggere fisicamente il ponte, perché di fatto risulta essere appeso, la strada risulta essere appesa, che è un ponte che collega, diciamo, delle isole nel Peloponneso, quindi collega la Grecia continentale fino ad alcune isole, diciamo, del Peloponneso. Ma oltre a consigliarvi quindi di vedere i video che vi ho presentato qui sotto, vi consiglio anche di curiosare, se non l'avete visto, questo non vi do il link per una forma sinceramente personale di rispetto nei riguardi delle persone che sono morte purtroppo in quella tragedia del crollo del ponte di Genova. Io vi propongo due video che sono molto recenti, fatti praticamente nei mesi scorsi, fino a giorni scorsi, dove si spiega un pochino la costruzione, come avviene, del nuovo ponte progettato da Renzo Piano in tempi straordinari e con forme decisamente moderne e molto molto belle. Vi fa vedere dentro il cantiere un po' come si muovono tutte queste mega strutture che vengono realizzate al giorno d'oggi. Ma se volete andare a curiosare su YouTube, basta mettere crollo del ponte di Genova, ci sono due o tre video drammatici purtroppo ripresi sotto la pioggia, quindi non perfettamente come vorremmo nel crollo, vedere il crollo di un ponte, ma che fanno capire come quello è stato veramente un disastro per tutta la città e una tragedia, soprattutto per chi purtroppo ha perso la vita trovandosi il vuoto davanti in autostrada e andando a finire di sotto. Quindi mi raccomando, date uno sguardo anche ai link che vi propongo, oppure andate a cercarli da voi, perché sono video decisamente interessanti. I ponti servono per superare un fiume o un lago, oppure una vallata, quindi un viadotto che serve per superare da una collina verso un'altra collina o da una montagna verso un'altra montagna, superare una vallata e poi per poi continuare a livello stradale, oppure addirittura portandovi sottoterra. Come si fa ad andare sottoterra? Lo sapete benissimo, ci sono le gallerie. Ma come si scavano le gallerie? Ecco, è chiaro che al tempo degli antichi romani si scavavano a mano, quindi con le pale e con i picconi. In tempi più recenti, negli ultimi 2 secoli, diciamo, soprattutto nel Novecento, per scavare soprattutto la roccia delle montagne si utilizzavano le mine, gli esplosivi. Quindi c'erano i minatori che non solo costruivano gallerie per andare a trovare dei metalli preziosi dentro le miniere, ma c'erano dei minatori che utilizzavano le stesse tecniche, quindi pale, picconi oppure tantissimo esplosivo per spaccare la roccia, per realizzare delle gallerie carrabili.
Queste tecnologie, chiaro, si sono evolute tantissimo fino a creare delle vere e proprie talpe, delle macchine che mangiano e bucano la montagna. È il caso della Tunnel Boring Machine, ovvero della TBM. La TBM è una vera e propria talpa moderna che viene utilizzata per costruire le gallerie oggi. Tra i video che vi ho linkato qua sotto, e che vi invito sinceramente ad andare a vedere, ce ne sono un paio decisamente interessanti che vi fanno capire come queste gigantesche talpe riescono non solo con una fresa, quindi un rotore davanti che è capace di mangiare, di spaccare, frantumare la roccia, non solo riescono a creare il foro della galleria, ma contemporaneamente riescono a bucare, mangiare la roccia della galleria, a frantumarla, a farla risucchiare, frantumarla ulteriormente e pomparla fuori verso la galleria, perché le gallerie possono anche essere lunghe chilometri, e quindi a portarla fuori in roccia già frantumata, quindi in breccia, diciamo, per come la conosciamo noi. E ulteriormente le TBM più moderne non solamente hanno questo sistema di fresa, di bucatura, ma hanno tutta una serie di piani, di impalcati all'interno, dove ci sono gli uffici, le sale controllo, addirittura sembra una sorta vera e propria talpa, che è una sorta di astronave che segue questa ruota dentata, insomma, immaginate una cosa del genere, poi sono varie tecnologie anche qui che riescono a forare la roccia, e non solo, le ultime TBM addirittura, dopo aver mangiato la roccia, averla frantumata, averla pompata fuori, riescono a far costruire intorno al foro la galleria con dei pezzi di cemento armato che ne sagomano l'interno, che si chiamano conci. Questi vengono costruiti fuori in cemento armato, poi come dei piccoli puzzle si ricostruisce tutta quanta la galleria intorno ed è praticamente già pronta, il tunnel è già pronto. Quando la talpa sta scavando, quindi la talpa procede, scava, la roccia viene frantumata e pompata fuori e contemporaneamente si costruisce il tunnel intorno. Quando buca dall'altra parte, si dice quando viene rotto il diaframma, questo è il gergo che si adopera in questo tipo di tecnologia, quando viene rotto l'ultimo diaframma, l'ultimo pezzo di montagna, quindi si buca dall'altra parte. La galleria dentro praticamente è già fatta, manca solamente il nastro di asfalto e le strisce per poterla visitare e poterla utilizzare. È chiaro che dentro una galleria ci sono anche sistemi di sicurezza. Il libro giustamente vi fa vedere come in uno spaccato della galleria, come purtroppo le gallerie, essendo anche lunghe chilometri, sono dei sistemi che possono avere un rischio altissimo per la vita delle persone che lo percorrono. Pensate a dover fare un incidente oppure semplicemente a dover finire la benzina dentro una galleria. E capite come non è assolutamente una bella esperienza, perché poi lì le macchine corrono, sfrecciano e l'illuminazione c'è, però magari non è neanche detto che ci possa essere magari dietro una curva che si sta in galleria, quindi è una situazione decisamente pericolosa. In caso si sviluppi per un incidente o per qualsiasi altro motivo un incendio all'interno della galleria, probabilmente avete visto nelle gallerie autostradali come ogni tanto ci sono non solamente le indicazioni con gli omini delle uscite di sicurezza, quelle sono illuminate e vi dicono a che distanza è l'uscita di sicurezza, oppure l'uscita della galleria stessa, ma ci sono anche una sorta di stanze, praticamente delle porte, che vi conducono in un luogo sicuro, in una stanzetta sicura, antincendio, dove in caso di incendio, e qui lo vedete rappresentato in questo disegno, pagina 97, in caso di incendio le persone possono scappare, la porta tagliafuoco è una porta che vi garantisce in genere 120 minuti o 180 minuti, quindi un'ora, 2 ore di sicurezza dal fuoco e dal fumo. Poi ci sono una serie di scale, diciamo che qui è rappresentato in questo modo, una serie di scale di accesso alla parte superiore del tunnel che vi permette di stare, di rimanere o di percorrere la galleria fino ad uscire senza avere problemi con il fuoco o con il fumo. Quindi a piedi si lascia la macchina, si entra dentro l'uscita d'emergenza e si percorre verso l'esterno questa galleria. Sicuramente non è un'esperienza emozionante.
da fare, ma è un'esperienza, diciamo, molto drammatica. Queste vie di fuga possono essere, in questo caso, rappresentate sul tetto, diciamo, della galleria, oppure più spesso, in realtà, sono dei tunnel laterali. Quindi, oltre alla galleria, c'è anche un piccolo tunnel laterale che vi porta verso l'esterno, verso il luogo sicuro, dove potete tranquillamente uscire senza, diciamo, fare la fine dell'arrosto, ahimè. Il filo di Arianna, come viene chiamato, sono praticamente quelle indicazioni che vi dicono qual è il verso di uscita più vicina, quindi dove potete trovare l'aria e il cielo aperto per salvarvi nella maniera più rapida possibile. Proseguiamo quindi nello studio dei trasporti via gomma e andiamoci a vedere come sono fatte le automobili. Allora, abbiamo studiato il motore, sappiamo come funziona un motore a scoppio e in genere le automobili sono mosse da un motore. Questo motore può essere oggi come oggi i più diffusi possono essere di due tipi. Un motore a scoppio, quindi che è alimentato a benzina oppure è alimentato a gasolio o a gas comunque, quindi GPL, oppure può essere alimentato con un motore elettrico, che sono le macchine un pochino più moderne. La suddivisione delle macchine viene spiegato qui nel libro come si suddividono in macchine per la loro grandezza, ci sono macchine molto piccole, ultra compatte, compatte, medie superiori, addirittura lussuose, e ci sono anche le macchine sportive. Va detto che la Ferrari, insomma, vorremmo averla tutti quanti, oppure la Lamborghini, oppure la Porsche, fate voi, sono tutte quante macchine in genere stupende, sportive, oppure ci sono delle macchine innovative, magari che sono comode per andare in città, pensate alla Smart o comunque le piccole city car, oppure ci sono delle macchine che servono per la famiglia, dove in 4-5 persone viaggiano comode se vogliono andare in vacanza, magari anche station wagon per mettere più valigie, oppure se vogliamo fare un po' di off-road, oppure siamo persone dinamiche che vanno in giro anche per la campagna, abbiamo bisogno magari di un 4x4, quindi di una Jeep, di un pick-up, di macchine sportive, ma per la campagna. Quindi ci sono tutta una serie di classificazioni dei veicoli in funzione dell'utilizzo che ne faccio, della grandezza, della cilindrata, se sono molto molto potenti e che conoscete abbastanza bene, penso, e che comunque vi vengono elencate qui a pagina 98. Dopodiché c'è una assonometria di una vettura, di una macchina, ad occhio mi sembra una BMW, anche se la macchina è coperta, ed è una macchina, diciamo, di tipo familiare in questo senso. Vi fa capire dove sta il motore, penso che lo sapete benissimo, dove sta la batteria, perché comunque una macchina a motore ha bisogno anche di una batteria elettrica per l'innesco iniziale, per accendere tutta la strumentazione, ovviamente dove sono le quattro gomme, dove sono gli organi di trasmissione, gli impianti elettrici, i freni, le ruote, l'airbag, cioè quel sistema che in caso di urto ci protegge contro gli urti, contro il volante, contro il cruscotto, contro i veti, e quindi istantaneamente si gonfiano questi airbag e ci proteggono in caso di incidente. Questa è un'automobile generica, quindi il libro vi consiglia di suddividerla in base alle dimensioni della cilindrata oppure alla funzione e alla forma della carrozzeria, quindi capite benissimo come una 500 è una macchina di piccola cilindrata, così come una Smart, mentre invece un SUV è una macchina di grandi dimensioni. Così come una station wagon, oppure una Jeep è una macchina che serve per andare in campagna o comunque andare nell'off-road, nello sterrato, e una Ferrari invece è una macchina sportiva che ha del design e delle prestazioni non normali, sicuramente di livello superiore. Andiamo avanti, andiamoci a vedere invece come funzionano. E qui troverete anche dei video molto particolari, soprattutto non tanto sul motore, perché l'abbiamo fatto nelle lezioni scorse, il motore a scoppio, quanto sulle macchine ibride o elettriche. Il libro in questa pagina, pagina 100, con l'auto ibrida. Che cos'è un'auto ibrida? Allora, ci sono vari tipi di auto ibride. Qui la divisione che fa il libro non è esattamente quella che ritroviamo poi oggi nel commercio. Comunque,
Comunque, che cos'è? Che cosa significa ibrido? Significa che è un po' di un tipo, un po' di un altro. La macchina ibrida, effettivamente, una macchina full hybrid, come viene chiamata, è una macchina che ha un motore a scoppio da una parte, in genere a benzina, ed ha anche un altro motore, che è un motore elettrico. Ora, esistono ovviamente macchine solamente a benzina, lo conoscete benissimo. Così come esistono solamente macchine totalmente elettriche. La differenza dove sta? Allora, la differenza sta nell'utilizzo e nel tipo proprio di tecnologia che viene messa alla base di questo tipo di macchine. La macchina ibrida, che si sta diffondendo moltissimo in commercio, ha due motori, quello termico, quindi endotermico, oppure motore a scoppio, come lo conosciamo noi, e il motore elettrico. Entrambe lavorano. In genere una macchina ibrida è una macchina che parte con il motore elettrico, quindi quando noi accendiamo, giriamo la chiave, si accendono tutti gli strumenti e non sentiamo lo scoppio del motore, perché il motore a scoppio è spento, non è acceso. Sentiamo qualche rumoretto di qualche circuito. Queste macchine, quando iniziano a muoversi, si muovono solo grazie alle batterie che forniscono energia al motore elettrico. E quindi neanche sentiamo il rumore del nostro motore. Una macchina elettrica quando si muove fa il rumore di una bicicletta, cioè si sentono i sassolini dell'asfalto che vengono pigiati dalle ruote fondamentalmente. Quindi c'è un rumore bassissimo e anche un po' pericoloso come cosa, perché uno non si rende conto di avere una macchina vicino. Quindi ci deve essere attenzione da parte del guidatore, ma anche dei pedoni che sono lì intorno. È una macchina che ovviamente funzionando con il motore elettrico ha l'enorme vantaggio di abbattere totalmente tutti gli inquinanti, perché non ha emissioni, quindi non emette nessun tipo di inquinamento e nessun tipo di fumo. Questo in genere funziona nelle basse velocità, almeno nei primi modelli di macchine elettriche era così. Dopodiché, quando si è verso i 40, 50, 60 km all'ora, inizia ad accendersi anche il motore a benzina, quindi il motore a scoppio. Le macchine elettriche, o meglio, le macchine ibride, pensate, sono state sviluppate molti decenni fa, ma per fare le corse, proprio per affiancare due tipi di motori, quello a scoppio, già molto potente, ad un ulteriore motore, quello elettrico. Una macchina con due motori che lavorano contemporaneamente a una macchina che ha il doppio di potenza rispetto a una macchina che non ha queste caratteristiche. Quindi immaginate di avere due motori. In realtà nelle macchine, nelle utilitarie, nelle macchine che utilizziamo noi, ibride, a seconda del tipo di modello, anche questi due motori non servono per sviluppare una potenza maggiore, ma in realtà servono per abbattere totalmente l'inquinamento e soprattutto per abbattere i costi di manutenzione e del carburante delle macchine. Una macchina del genere, quindi, come funziona? Beh, sicuramente ha bisogno della benzina nel motore termico, ma ha bisogno anche della ricarica delle batterie. In realtà, una macchina full hybrid, cioè totalmente ibrida, è una macchina che riesce ad autoricaricarsi, cioè quando parte, abbiamo detto, ha il motore elettrico. Solamente un motore elettrico acceso, dopodiché si accende mano a mano il motore a benzina, e quando ci serve tanta potenza, in realtà funziona molto molto di più se non solamente il motore a benzina. Che cosa succede però? Quando si rallenta, il motore elettrico riesce a recuperare l'energia, cioè a ricaricare le batterie. Il motore a benzina, quando funziona, è come se fosse una sorta di gruppo elettrogeno che non solo mi fa funzionare la mia macchina, ma mi sta ricaricando le batterie della macchina elettrica. Molte delle macchine ibride che oggi sono in commercio funzionano così, altre invece hanno bisogno di essere ricaricate perché non riescono a completare la ricarica, hanno bisogno di essere ricaricate quando torniamo a casa, e quindi dobbiamo collegare con un plug, con una presa a casa nostra per ricaricare comunque le batterie, magari durante la notte. Proprio per poter sfruttare questa doppia tecnologia. Poi ci sono invece le macchine totalmente elettriche che hanno dei pacchi di batteria, e di fatto sono macchine che funzionano solamente con le batterie. Una volta che si scaricano le batterie, vi si fermano. È chiaro, cioè avrete gli indicatori, quindi potete tranquillamente
capire quando è ora di ricaricare le batterie. In genere vengono utilizzate nel traffico cittadino le macchine elettriche, sono anche pullman elettrici, pullman per il trasporto delle persone, moltissimi dei pullman che sono a Roma sono pullman totalmente elettrici, quindi che hanno un inquinamento pari a zero, quindi hanno abbattuto tutti quanti i costi e non solo, e anche i danni provocati dall'inquinamento. Andatevi a vedere nei video che vi propongo le tecnologie delle macchine ibride e delle macchine totalmente elettriche, dove si capiscono un pochino anche i vantaggi che ci sono nell'acquisto di macchine del genere. Da ultimo, ci vediamo via gomma, quali sono anche i veicoli commerciali ed industriali, cioè sulle strade, sulle autostrade, non ci sono solamente le macchine, le automobili, ma ci sono per esempio veicoli commerciali, cioè veicoli che servono per il trasporto delle merci, veicoli industriali che invece servono per trasportare, per esempio, i ponti, i tratti dei ponti che avete visto prima, oppure per trasportare altri veicoli. Immaginate, un veicolo che trasporta macchine, o un veicolo che trasporta, non so, un carro armato, oppure un trasporto eccezionale che trasportano addirittura delle barche. Quindi i veicoli anche in questo caso si dividono in trasporti, veicoli commerciali, in autocarri che possono essere leggeri, medi o anche pesanti, quindi tutti gli autotreni che vediamo in autostrada che trasportano merce, sapete benissimo, sono veicoli commerciali, oppure veicoli mezzi d'opera che sono appunto quelli destinati ai trasporti commerciali. Andando avanti, sapete benissimo come nelle strade, non solamente le macchine e i camion ci passano, ma infine ci passano ovviamente anche gli scooter e le biciclette, oppure i monopattini. Attenti, qui non c'è, ma saranno sempre più diffusi, soprattutto quelli elettrici. Sapete benissimo che per portare uno scooter c'è bisogno di un patentino, mentre per portare una macchina c'è bisogno di una patente, così come per portare un autocarro o un veicolo commerciale c'è bisogno di una patente, e ognuna dei tipi di patente che debbono essere presi per essere autorizzati a portare da un motorino a una moto fino ad una macchina, a un autocarro o addirittura a un camion che trasporta, fa trasporti eccezionali, ci sono vari tipi di patenti che servono appunto al trasporto delle persone, oppure al trasporto dei mezzi o delle attività commerciali. Per la bicicletta no, per la bicicletta non serve nessun patentino, quindi siete abbastanza liberi, ma dovete rispettare il codice della strada. Quindi anche la bicicletta è soggetta al rispetto del codice della strada, così come lo sarà, stanno entrando in questi mesi i monopattini, soprattutto quelli elettrici, in area cittadina, che sono carini, anche molto comodi. Anche questi si ricaricano con la batteria di notte e poi uno il giorno riesce a girare silenziosamente senza emettere inquinanti, diciamo, sostanze inquinanti. Quindi tutto quello che è elettrico in linea teorica abbatte l'inquinamento, tutto quello che invece è a scoppio sicuramente va a danno dell'ambiente. Va detta una cosa che non trovate nei libri. L'energia elettrica qualcuno ce la deve pur dare. Quindi è vero che noi ricarichiamo la nostra batteria a casa, della macchina o della bicicletta elettrica, anche se sono quelle biciclette, sapete, con la pedalata assistita, quindi con una batteria che ci aiuta a superare le salite. Ma ci sono anche monopattini elettrici, insomma, tutte le apparecchiature elettriche che noi sfruttiamo non hanno emissioni, cioè non emettono fumo, ma in realtà l'energia elettrica qualcuno dovrà pur produrla. E per produrre l'energia elettrica, ahimè, si inquina tantissimo. Si inquina tantissimo, soprattutto in Italia, purtroppo. Perché? Perché la nostra tecnologia di produzione dell'energia elettrica è una tecnologia molto molto inquinante. Quindi noi utilizziamo un motore a benzina ed inquiniamo, o diesel ed inquiniamo. Utilizziamo una macchina elettrica, non inquiniamo lì, ma quando qualcuno sta producendo un'energia elettrica per noi, sicuramente ha purtroppo inquinato. Paradossalmente, l'unico sistema per non inquinare realmente l'ambiente sarebbe quello di sfruttare le centrali nucleari, che
che però in Italia con il referendum abbiamo deciso, due volte sono stati fatti dei referendum, abbiamo deciso di non utilizzare, cosa che invece utilizza tutto il mondo. Purtroppo le energie alternative che ci garantiscono l'utilizzo senza inquinare dell'energia elettrica sono pochissime. E soprattutto sono veramente poche quelle che riescono a darci l'enorme quantitativo di energia elettrica che noi richiediamo. I pannelli fotovoltaici, l'idroelettrico, quindi le dighe, sono tecnologie che nel caso dell'idroelettrico riuscirebbero a dare tutto quanto il fabbisogno, a coprire il fabbisogno energetico di cui abbiamo bisogno noi in Italia. Ma in realtà purtroppo noi non siamo solamente la nazione che ha visto crollare il ponte di Genova, ma siamo la nazione che per nostra sfortuna abbiamo visto crollare anche la diga del Vajont. Quindi abbiamo avuto delle tragedie che hanno marcato la storia della nostra tecnologia, che fanno sì che certi tipi di tecnologie spesso non vengano utilizzate a discapito di altre. Quindi di fatto è ancora attuale, attualissimo il discorso di come si riesce a produrre energia senza inquinare, e questi sono argomenti che incontreremo il prossimo anno in terza media. Per ora ci fermiamo qui, avete qui sotto anche il link per il classico test da realizzare, la scadenza la vedete scritta qui sotto, non vi corro appresso. Mi raccomando però, cercate di rispettarla, la maggior parte di voi vi ringrazio perché le ha rispettate praticamente sempre le scadenze, a parte qualcuno che purtroppo, ahimè, è scomparso e non ha fatto neanche un test. Adesso stiamo provvedendo a fare dei richiami, a cercare di recuperarli per cercare di far fare i vecchi test e di mettersi alla pari. È chiaro che il periodo è ancora quello che è, e siamo ancora costretti e limitati nei nostri movimenti. So che Campagnano, finalmente, la Campagnano è stata tolta dalla zona rossa, quindi è equiparata a tutte quante le altre parti d'Italia, e piano piano si spera riusciremo a recuperare i nostri spazi e i nostri tempi. Mi raccomando, quindi fate per bene il test che è qui sotto, fatelo velocemente, vi consiglio di farlo adesso, appena finita questa lezione, almeno non dimenticate le cose. Ci vediamo alla prossima lezione, mi raccomando ragazzi, resistete, buon lavoro a tutti quanti, arrivederci alla prossima.